Con il taglio del naso è stata inaugurata ufficialmente la nona edizione di Arte Choc in Piazza del Popolo. Alla presenza dell'assessore Massimo Camegliani, dell'organizzatore della manifestazione Roberto Donolato e di Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna, la grande festa del cioccolato ha avuto inizio. Tante le novità proposte dai maestri cioccolatieri, dalle chips al cioccolato classico nelle forme più fantasiose e stravaganti per conquistare tutti i golosi. La festa del cioccolato, con i suoi 37 stand provenienti da tutta Italia, si concluderà domenica 13 novembre. Siamo affezionati a Ravenna, la città a noi, ma a noi soprattutto a Ravenna e ai ravennati. Siamo qui per la nona edizione e siamo felicissimi, poi guardate anche il tempo, ieri sembrava dovesse piovere un po' di più, invece finalmente esce il sole, è una delle tappe più importanti dell'intero nostro tour e quindi iniziamo bene. La volontà di Art & Choc è quella di migliorarsi anno dopo anno, e quindi cerchiamo di trovare gli espositori che rappresentano l'Italia, i migliori che sono in giro, che fanno la promozione del cioccolato artigianale. Poi si sente il profumo, passavo prima per la fabbrica del cioccolato, c'è un profumo di cioccolato eccezionale. A Ravenna fin dall'inizio le scuole hanno risposto in maniera molto importante, quest'anno ancora di più perché la fabbrica del cioccolato è stata una grande attrazione anche per loro, sono arrivati tanti, poi per me è una felicità perché sono nonno da pochi anni e quindi vedere tutti questi bimbi mi rallegra molto. Tra le novità di Arte Choc di questa edizione 2016, direttamente da Verona, la cioccolata a forma di patatina. Sì, le nostre Choco Chips, che è un cioccolato nuovo da degustare e da mordere. Ha tutti quanti i gusti di spezie, di frutta secca e con le varie granelle, tutto tassativamente a forma di patatine. Tra le novità anche il salame al cioccolato, un dolce sicuramente classico, però rivisitato. In che modo? Rivisitato, abbiamo eliminato uova, burro e biscotti e abbiamo inserito una buona pasta di nocciola, delle nocciole intere tostate e del cioccolato fondente. Si conserva fuori dal frigorifero, durerà pure un anno, ma per i golosi durerà una settimana. Le croccantine, guarda, è un prodotto che abbiamo studiato e inventato sulla nostra idea. Il croccante rimane sempre quello, molto croccante e friabile perché lo cuociamo al forno, ma per alleggerirlo l'abbiamo cucinato sul wafer, su un disco di wafer molto leggero e risulta bello fragrante. L'abbiamo fatto di vari gusti e rivisitato in varie versioni, guarda, col mirtillo, con i semi energetici, con lo zenzero, col pistacchio. Il pistacchio è tostato, leggermente salato. Quindi abbiamo fatto di tutto, di tutto. Direi che ha colto l'occasione di questo Arte Choc per acquistare un po' di cioccolata. Cosa ha scelto? Un po', ho scelto delle creme spalmabili da regalare per casa, perché una volta assaggiate ho preso sia per chi dovevo regalare anche per casa nostra. E poi dei pezzi di cioccolata. Senta, lei è golosa? Molto.